Grande Fratello 2018. Gieffini nascondono oscuri segreti. Ecco chi sono. Il Grande Fratello 15 è appena iniziato e già ecco che spuntano nuove rivelazioni sui concorrenti che sono entrati nella casa. Tra battute omofobe e qualche scheletro nell'armadio, ecco le ultime news su alcuni neo Gieffini. Eravamo sicuri che il Grande Fratello 15, vista l'eterogeneità dei concorrenti, avrebbe catturato sin dalla prima puntata l'attenzione dei telespettatori. E con la sapiente conduzione di Barbara D'Urso non poteva essere da meno. Di certo, però, non ci aspettavamo che sin dalla prima puntata venissero alla luce alcune verità non rivelate di qualche concorrente che, noto o non noto, hanno comunque lasciato il segno. Vediamo di cosa si tratta. La figlia di papà, Roberta, vanta relazioni con personaggi come Vacchi, Ricucci ed Alessio. Tra i tanti volti che hanno fatto l'ingresso nella casa del Grande Fratello, come abbiamo visto, ci sono volti che conosciamo per essere apparsi in trasmissioni televisive e volti apparentemente non noti, come quello della 22enne Roberta Bonetti, la bolognese che si è descritta come figlia di papà, ricca e amante dello sfarzo e della bella vita. Ma se lei fino a ieri non era un personaggio noto, vanta però relazioni con diversi personaggi piuttosto famosi, tra questi Stefano Ricucci, Gianluca Vacchi e Claudio D'Alessio, figlio del cantautore Gigi. A renderlo noto è il giornalista Gabriele Parpiglia, che sul proprio profilo Twitter scrive di ricordare bene Roberta come ex dei personaggi sopracitati. E a conferma di ciò ci sono anche delle foto. Ma le sorprese non sono finite. C'è un'altra cosa che riguarda la Bonetti e Ricucci. Pare che l'imprenditore abbia picchiato la Bonetti perché la ragazza era andata a divertirsi con il figlio Edoardo. I fatti risalgono a maggio del 2015 e per Ricucci c'è stata la citazione in diretta in giudizio disposta dal pubblico ministero con l'accusa di lesioni gravi. Anche su Mariana Falace, la modella laureata in economia, che mostra con orgoglio le sue forme prorompenti, pare ci siano tante cose da scoprire. Chi la conosce afferma che i colleghi delle Poste, dove lavorava, ne hanno di cose da raccontare. Fanno discutere le frasi omofobe di Danilo, il tecnico specializzato in elettrodomestici. Non sono state apprezzate le frasi omofobe e razziste del romano Danilo Aquino, che gli utenti hanno scovato sul suo profilo Facebook. Se in un primo momento il giovane era sembrato simpatico per le sue battute spontanee, ben diversi sono stati i commenti quando i suoi post sono diventati virali. A far arrabbiare i fan del Grande Fratello c'è anche uno sfogo piuttosto pesante nei confronti di un ragazzo omosessuale a cui dice: "A me fa proprio schifo", e commenti sulla comunità gay del tipo: "I strani son loro, mica noi". Sicuramente la questione non passerà inosservata e la D'Urso, nella prossima puntata del reality show, potrebbe chiedere chiarimenti in merito. E pensare che in casa ci sono tre omosessuali, compreso Baydan Dia, il ragazzo senegalese che ha alle spalle un passato da drag queen. Il giovane si esibiva infatti al Mucca Assassina, una delle serate lesbo più famose a Roma, e saliva sul palco con nome di Obama the Queen. Beh, possiamo dire che il cast del Grande Fratello non ci farà annoiare di certo. Chissà ancora quante cose scopriremo guardando le prossime puntate del reality show. E voi, che ne pensate di queste news inedite e bollenti? A voi i commenti!
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.